Io voglio dire una cosa, voglio chiedere aiuto a Europa che mettono sanzioni per Putin, perché lui cammina sopra i nostri figli, non paura da niente lui. Io già sto qua 8 anni e ho lasciato i miei bambini piccoli, adesso non posso anche tornare a casa, scusa. La richiesta di aiuto all'Europa arriva dalla voce rotta dalle lacrime di questa signora da 8 anni a Pescara e che in Ucraina ha lasciato 2 bambini piccoli. Ansia, paura e terrore sono gli stati d'animo dei circa 3.800 cittadini ucraini, la maggior parte donne residenti in Abruzzo, 1.600 solo in provincia di Pescara. Cercano di informarsi seguendo le notizie, alcune ci dicono certamente false. In Ucraina le città sono nel caos, prese d'assalto farmacie e supermercati per far scorta di vivere, medicine e acqua potabile. Alcuni hanno comprato generatori per timore che possa andar via la corrente. Chi può è già scappato via terra, ma le strade di confini sono bloccati. Per questo è anche difficile tornare in patria. La conferma ci arriva da Alessandro e da Volodymyr, ormai da anni in Italia ed impiegati presso il mattatoio comunale di Pescara. Io voglio aiutarci, però sta troppo lontano da loro, capito? Noi siamo qua in Europa, lavoriamo per che cosa? Per crescere in Ucraina, capito? Che noi non abbiamo lavoro, non abbiamo niente là. È rimasta soltanto la figlia con ex moglie e nipotini. I parenti di mia moglie ancora stanno là e loro rimangono proprio nel paese, metà Ucraina, ci sono un paese che si chiama Umani. E più giovani, sorella, fratelli, tutti andati verso la Polonia, però è rimasto bloccati proprio lì alla dogana, che la dogana per il momento è 30-35 km al traffico. Sì, ci sono, poi ci sono tante famiglie che mo si trovano in una situazione brutta, speriamo che andrà tutto bene. Certo, ma non solo per nostra, anche per la popolazione di quelli che stanno a fare la guerra. Sta a morire la gente là.